Tra le molte preoccupazioni delle madri c'è che si lega al fatto che alcune infezioni possono mettere a rischio la salute dei loro figli. E Elena Santarelli lo sa bene. Lo showgirl ha detto ai suoi fan, nelle sue storie di Instagram, per essere particolarmente preoccupata perché la sua figlia ha streptococcus. Alla quarta volta in 3 mesi l'augmentin per tua figlia a causa dello streptococcus per la quarta volta? Non si trova anche da nessuna parte, ha raccontato Elena in un primo Instagram Stories. Elena Santarelli al prof, miei figli? Non sono costretto a fare lo spettacolo. Elena Santarelli, in un video i rifiuti nella strada di Roma vergognoso, c'è un parco in cui si trovano i bambini, molte madri mi hanno scritto che i loro figli sono riuscitati per 2, 3, 4 o addirittura 5 volte positivi per streptococcus. Questo è un anno particolare, evidentemente diventa più tra i bambini ed è molto più resistente. Sono un po' fisso con streptococcus, anche perché un mio amico non ha avuto un'esperienza positiva, ha detto Elena Santarelli nelle sue storie di Instagram. Anche quando finiamo l'antibiotico, dopo 7 giorni ripeto il tampone di laboratorio con antibiogramma per vedere se lo streptococcus è stato sradicato perché è essenziale sradicarlo, ha concluso lo showgirl. Elena Santarelli si è quindi registrata con i suoi fan per curare lo streptococcus. Sono piena di testimonianze di bambini che non hanno trattato streptococcus. Assolutamente per essere controllata. Mia figlia ha una forma di artrite da streptococcus, ha scritto un fan. Elena posizionata, tutti devono rivolgersi al loro pediatra. Tuttavia, Greta aveva sintomi forti da domenica sera.